spettatori un altro appuntamento di un caffè con, questa volta davvero speciale, una città splendida. Siamo all'interno del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno, ospite d'eccezione il grande Luigi De Filippo. Grazie per aver accettato l'invito di un caffè con. Maestro, chi è in questo caso Luigi De Filippo? In questo caso è un attore che sta per iniziare stasera il suo lavoro e ha la stessa emozione che aveva quando ha iniziato. 60 anni fa circa. Ha iniziato nel 49? Sì, è sì, più o meno quegli anni lì 49-50. Eh, pensavo agli inizi che fosse una bella avventura. E invece poi era la vita, invece, era la mia vita che poi si è sviluppata attraverso tante belle esperienze in teatro, in cinema, in televisione, ma soprattutto in teatro. Che cosa ricorda del suo primo debutto in scena? E eh, come dicevo prima, una grande emozione che non mi ha mai abbandonato, neanche adesso dopo tanti anni di esperienza. E naturalmente il teatro ti dà delle emozioni particolari che non ti dà la televisione o il cinema perché è un confronto diretto col pubblico, è un esame che si affronta tutte le sere quando si recita, quando si lavora, però è un'impresa sempre esaltante far credere al pubblico che quello che stai raccontando sulla scena sia la verità quando invece è una meravigliosa finzione. Una meravigliosa finzione mi piace, siamo in questo splendido teatro, ehm, è anche emozionante, comunque stiamo registrando una puntata. Come no, certo, eh, ma il teatro è sempre emozionante perché è un punto di incontro fra tante intelligenze, tante persone che si confrontano e poi è sempre una bella esperienza per ciascuno, staccarsi. Da quel tubo catodico che è la televisione e venire a teatro a far lavorare la fantasia. Quindi, tra le mani, non il telecomando maestro, ma bensì l'applauso. Sì, sì. Beh, non è facile convincere il pubblico ad uscire di casa e venire a teatro, però noi De Filippo ci riusciamo. Una bella storia la famiglia De Filippo, cosa ci vuole raccontare? La famiglia De Filippo ha scritto delle pagine indimenticabili nella certo. storia del teatro italiano. Ed è una famiglia che artisticamente è apprezzata non solo in Italia ma in tutto il mondo perché le commedie di mio padre Peppino, di mio zio Edoardo eh, sono rappresentate dappertutto, anche le mie, quelle che ho scritto certo. io eh, in Italia sono rappresentate non solo da me ma da tanti gruppi di giovani che vogliono avvicinarsi al teatro con curiosità. Come si avvicinano oggi i giovani in teatro? Ma diciamo che il teatro per i giovani d'oggi è un punto di passaggio, perché loro mirano soprattutto ad un'apparizione televisiva, a farsi vedere in televisione, perché hanno imparato dalla nostra televisione nazionale. Che basta un po' di faccia tosta, un po' di, così, di fortuna. Eh? Che, diventare un personaggio e, ed essere poi ricercato dai locali notturni, dove si fanno delle serate, si guadagna facilmente. È una popolarità molto effimera. Però fa guadagnare. Assolutamente sì. Quante sono le sue commedie, le commedie che ha scritto? 12, 13, tutte rappresentate con grande successo anche in televisione, quando la televisione si dedicava alla prosa e non la metteva in un angolino, come fa adesso con la cultura in generale, che viene trattata dalla nostra televisione un po' come la Cenerentola, diciamo. È vero, questo sì, è vero, assolutamente sì. Eh, recitare comunque in questo splendido teatro non solo, ogni sera è diversa dall'altra. Eh certamente e a volte mi domandano ma lei che replica una commedia da 200-250 serie all'anno non si stanca a dire in palcoscenico sempre le stesse cose. No, non mi stanco perché eh, la barca è la stessa, ma i mari sono diversi. Certo. Cioè voglio dire che la commedia è quella, però il pubblico cambia tutti le sere e come cambia il pubblico cambia anche la mia recitazione che si adegua uh, al tipo di pubblico che io ho davanti a me quella sera. È una commedia comunque non in, in napoletano, ma comunque un classico, giusto? No, del... ma io non, non recito Lavaro di Moliere, io lo dico chiaramente sul manifesto, sulla Lucandina, sì. nei programmi. È una commedia questa, sì. Lavaro che ho scritto, che trae ispirazione da Moliere, sì. ma io l'ho trasformata, la commedia, c'è dentro tanta napoletanità, c'è dentro tanto De Filippo. Eh, tanto umorismo napoletano, io ho trasferito l'azione scenica da Parigi alla Napoli del 1860 quando entrò a Napoli Garibaldi vittorioso e ci fu finalmente l'unità d'Italia quindi è uno spettacolo di grande attualità che sta ottenendo un successo strepitoso dappertutto io l'ho recitata questa commedia quest'anno dal nord al sud e il pubblico si è sempre entusiasmato perché l'argomento Unità d'Italia è poco conosciuto, però il pubblico vedendo lo spettacolo eh, ne ha notizie sia pure sommarie e si entusiasma. Come ha festeggiato quindi in teatro? In teatro, l'ho festeggiato in teatro recitando il mio spettacolo e suscitando l'entusiasmo degli spettatori, non solo verso la commedia, ma verso l'idea della commedia, l'importanza dell'Unità d'Italia. Ecco, mi, mi fa immaginare comunque, maestro, la sua commedia, quindi la moderazione. Ma raccontando la storia, il passato, la nostra cultura. La scena famosa del no? tricolore quando ci fu la rappresentazione del Nabucco di Verdi, giusto? Sì. Questo, questo esploadi di. Sebbene sì, diciamo che la stes lo stesso entusiasmo certo. lo suscita anche una scena del mio spettacolo quando alla fine io faccio eseguire dall'orchestra eh, la marcia dei bersaglieri sì. sventolando il tricolore, io e tutti gli attori. Quindi, al termine di una vicenda dove non si è parlato d'altro che dell'unità d'Italia, dell'eroismo dei patrioti del Risorgimento. Questo finale così eclatante, così travolgente, e travolge il pubblico che si entusiasma e applaude. È chiaro, insomma. quindi, questo movimento. Quindi, questo richiamo vita. al patriottismo, alla nostra identità nazionale, soprattutto a non vergognarci di essere italiani, perché abbiamo sì. tutti i motivi per esserne orgogliosi, anche se la nostra nazione nel bene e nel male è quello che è, però comunque è il nostro paese. Assolutamente sì, vogliamo ricordare comunque anche la compagnia. Certamente sono tutti ragazzi giovani, eh, tranne me che sono l'unico anziano della compagnia, giustamente, e sono tutti ragazzi che io eh, prendo dalla mia compagnia di teatro attraverso dei provini che faccio oh, in primavera, generalmente io stabilisco... La, la commedia che vorrò fare la prossima stagione studio un po' i personaggi che mi serviranno e faccio dei provini e vedo i ragazzi che sono più adatti certo. a quei personaggi e li prendo a lavorare con me nella mia bottega una diciamo. bottega sì certo mi piace questo termine bottega è una bottega d'arte una bottega di alto artigianato come si usava un tempo io faccio un teatro di grande tradizione che il pubblico apprezza molto se non ci fosse in Italia il teatro di grande tradizione napoletano, le sale dei teatri sarebbero quasi sempre vuote perché il teatro italiano offre poco di novità, di qualche cosa che stuzzica la fantasia, l'interesse del pubblico. Il teatro napoletano offre sempre al pubblico qualcosa non solo di divertente, ma anche di nuovo, di particolare, di originale. Mentre il teatro italiano si adagia. Dorme, sonnecchia sui classici, e invece di puntare sui giovani autori, come dovrebbero, specialmente gli stabili che ricevono fior di miliardi dallo Stato e Invece fanno i classici e ci vanno sul sicuro, e allora il pubblico rimane deluso e non frequenta molto il teatro italiano, frequenta di più il teatro napoletano perché il teatro napoletano spesso, non sempre, ma spesso offre qualcosa di inedito, di nuovo, di fantasioso di divertente, di piacevole racconta la verità comunque con i suoi colori racconta i suoi un po' la vita il quotidiano sì. con l'umorismo con, con, con ironia che comunque è ironico insomma il napoletano Beh, Sì, no? il teatro napoletano è prevalentemente comico quando hanno cercato nel passato di affermare un teatro napoletano drammatico o meglio tragico il pubblico non ha seguito questa corrente sì. perché il pubblico il teatro napoletano come insegna mio nonno Scarpone un maestro del teatro, Il teatro i napoletani amano un teatro che faccia divertire, che informi sul tipo, sulla società, però che faccia divertire. Abbiamo ricordato Scarpetta, abbiamo ricordato Edoardo, Peppino, Titina De Filippo, insomma eh, abbiamo ricordato veramente i grandi, Beh, maestro, certo, certo, sì, grandi artisti che, ripeto, hanno saputo segnare delle pagine bellissime nel teatro italiano in genere. Eh, insomma, artisti come quelli non ce ne sono più in giro. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Stasera quindi mh, a stasera Salerno... qui a Salerno reciteremo questo Navaro napoletano dei filippiano soprattutto eh, sperando di avere lo stesso successo delle altre città per continuare in quali altri teatri d'Italia ma io sono alla fine della mia tournée per quest'anno, quindi dopo Salerno ho ancora delle recite da fare al nord dell'Italia e poi per quest'anno mi fermo col teatro. Ci vediamo l'anno prossimo, insomma. Me lo auguro, lo spero. Il sì, prossimo quindi eh, una conversazione tranquilla, serena. Eh, Beh, Serena, no, tranquilla e non serena non direi, perché il momento della cultura in Italia, del teatro in particolare... Sì non è molto felice e si è attraverso un periodo piuttosto preoccupante per, per tanti motivi eh, che eh, speriamo possano avere soluzione al più presto. Al più presto, questo ce lo auguriamo, poi siamo un popolo insomma, che aspetta sempre, eh, non la novità, però siamo al pubblico. Il pubblico segue noi De Filippo, segue con stima soprattutto, certo. con affetto, con stima e sono le autorità che si... Mi disinteressano, al teatro in generale. Ecco. Siamo quasi alla fine, maestro non le voglio rubare altro tempo. A fine giornata, dopo un duro lavoro, insomma perché il teatro non è. E impegna, come no? Impegna. È impegna eh. Sì, più della televisione e del cinema, lo possiamo anche dire, questo si sente più sole o più luna? Diciamo che io sono solare, sono solare perché ho, per carattere sono ottimista e cerco di vedere sempre uno spiraglio di luce nelle difficoltà che quotidianamente incontriamo tutti. Eh, assolutamente sì. Quindi sì. si sente più solo Certamente, certo. allora, in questo momento anche si sente più solo perché lo mangio che è la produzione ah, di era. un caffè con le fa se vuole sì, sì. aprire un raggio, di sole. Un raggio <ride> di sole assolutamente intanto ringrazio per le riprese Andrea Giaccio e la regia Gianni Petrizzo ah, eccolo qua ecco Eccolo qua. qua il sole, eh, il sole. Eh, eh. abbiamo portato un sole così, sorridente, un sole sorridente per la nostra campania la nostra Italia e grazie. il nostro teatro italiano ci voleva ci voleva ci voleva grazie. davvero grazie. Grazie. grazie noi salutiamo veramente il maestro Luigi De Filippo grazie ancora in bocca al lupo grazie allora, grazie arrivederci